Non ce la fa più nessuno, da. Ce la possiamo fare. Sei sopravvissuto. Certo, lo rifarei anche adesso. Questo è l'anello di Torino. Ciao a tutti ragazzi, sono Davide e benvenuti in questa nuova avventura. Dopo tanto tempo che volevo farlo, finalmente siamo riusciti ad organizzarci ed ad intraprendere un percorso assurdo, l'anello verde della collina torinese. Penso che chiamarlo trekking sia riduttivo, sono 35 km di mattanza lungo le colline di Torino. Quest'oggi con me ci sono Caterina, Marco Antonio, Stefan e una rappresentanza del team studentesco Eolito, cioè Davide Pisu ed Enrico. Si parte dal Ponte Isabella, si sale al Faro della Vittoria, si attraversa tutta la collina fino a Superga, poi si scende e poi si torna da Lungo Po al punto di partenza. Adesso siamo diretti verso Superga, che è un po' lontana, dire il vero. Dobbiamo attraversare tutta la collina. Esiste un sito dedicato all'anello verde e lo consiglia come una semplice passeggiata domenicale da dividere in 5 o 6 tappe da percorrere singolarmente. Noi però abbiamo scelto di farla tutta insieme in un solo giorno. Non chiedetemi il perché. Superga 10 km. Se pensaste che siamo dei pazzi, non vi darei tutti i torti. Dopo aver superato il Faro della Vittoria, scendiamo verso Eremo, lungo la strada asfaltata. Forse la parte più brutta del sentiero. Ce la faremo, dai. Dopodiché ci spingiamo verso le frazioni di Reaglie e di Mongreno. Allora, stai, dimmi com'è essere la guida della collina per questa escursione. Tu li conosci questi posti davvero come le tasche. Dai, Kate, ma quindi ti vuoi scaricare TikTok per i foto, per video di gatti? Cioè, rimango rinchiusa in casa solo a guardare video di gattini. Ciao a tutti, mi chiamo Enrico, sono un TikToker. Yes! Vai, facciamo. Ok, ora basta. Cioè, per una volta che c'è il cartello evidente avete sbagliato strada? Ma mi sembrava tipo... Ma qua si entra a casa di qualcuno. Raga, ma c'avevo il cartello, c'è tanto tipo... Cioè, anello verde. Entriamo nel cancello. Abbiamo superato le frazioni di Reaglie e poi di Mongreno dove abbiamo pranzato. Adesso proseguiamo verso l'ultima parte del sentiero in salita verso Superga. Poi Caterina ha accarezzato il gatto. Enrico ha testato l'impermeabilità del suo giubbotto. Io ho fatto i miei video, possiamo andare. Oh, I'm just a kid. I never used my...
Dopo 6 ore di camminata siamo praticamente arrivati a Superga. Inutile dire che siamo devastati, ma ora ci godiamo la nostra meritata vittoria. Come ci si sente essere filmati tutto il tempo? Adesso me lo dici, come ci si sente? Guarda, non ho firmato per questo. Adesso ci manca solo la discesa fino a Sassi e la parte di Lungo Po per tornare al punto di partenza. Per oggi è tutto, alla prossima!